le ultime diciamo, prese di posizione del nostro governo sembrano quasi diciamo così, mettere uno stop ad un certo modo di fare accoglienza. Noi dal primo giorno abbiamo deciso di fare accoglienza, di programmare un'integrazione seria e fattiva di quella che fosse l'arrivo nel nostro territorio di uomini e donne che dalla vicina Africa arrivano in Sicilia tramite questi barconi più o meno fortunati, e abbiamo creduto fortemente in questo progetto. Abbiamo voluto che il progetto fosse un progetto di seconda accoglienza, perché noi crediamo nella possibilità di integrare questi uomini con queste donne, con il tessuto culturale e sociale della città, e ragion per cui l'abbiamo portata avanti con decisione nonostante qualche perplessità dell'opinione pubblica. Ma oggi io credo che i primi risultati siano positivi, e il fatto che oggi riusciamo anche a fare questa manifestazione è il segno evidente di come l'iniziativa aborigine sia stata azzeccata. La Iblea Servizi Territoriali, alla quale insomma mi onoro di appartenere come collaboratore, ha voluto con forza organizzare questa giornata del rifugiato, appunto per sensibilizzare la comunità, dove lo SPRAR, voluto fortemente dall'amministrazione comunale, ha aperto i battenti dal 3 aprile con i primi 12 ospiti. Penso che lo SPRAR abbia come mission quella di far crescere parallelamente, fino a giungere ad una crescita comune, sia il territorio, la comunità, che gli ospiti del nostro SPRAR. Per cui il vero collante dell'accoglienza lo fanno poi le persone. Noi possiamo mettere a disposizione come ente gestore del progetto del comune le nostre professionalità, ma la migliore accoglienza e la migliore integrazione è il calore che la comunità può dare a questi nostri ospiti. Alla fine mi si passi questa conclusione: tutti abbiamo dei sogni, se il mondo ci aiuta a realizzarli, se le persone ci stanno accanto a realizzarli, penso che sia la cosa che ci faccia andare a letto la sera più felici che mai. È un progetto nuovo che ha accolto i primi ospiti il 3 dello scorso aprile. Si tratta della seconda accoglienza, quindi si tratta appunto di migranti che hanno già trascorso un periodo di tempo nei CAS, che sono i centri di prima accoglienza, che adesso stanno per vivere questa esperienza, che ha comunque un breve termine, mediamente di 6 mesi, e che servirà loro per integrarsi il più possibile in quella che è la nostra società, sia a livello in termini culturali sia a livello di pratiche amministrative. Per cui il nostro compito di base è quello di assisterli, ma soprattutto di renderli persone, cittadini a tutti gli effetti, autonomi ed indipendenti, quindi in grado di poter far parte attiva e totalizzante di quelle che sono le comunità che li accolgono, dalle pratiche più quotidiane e normali per noi, quali possono essere il fare la spesa o andare dal medico, pagare una bolletta, risolvere qualunque tipo di problematica burocratica. Quindi lo SPRAR ha di base questa mission, che è quella di dare loro piena autonomia e pieno possesso, ecco, di cittadinanza attiva. Abbiamo avuto il piacere di avere finanziato, diciamo, di avviare questo progetto da poco tempo qui su Calascibetta, questo progetto SPRAR, un servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ci consideriamo come una struttura di avanguardia e di frontiera per certi aspetti, perché sappiamo che soprattutto nell'entroterra siciliano, nei piccoli comuni, avviare questa tipologia di progetti di integrazione e di inclusione è una mission particolarmente difficile e complicata. Il nostro lavoro non verte soltanto e meramente nell'accoglienza e nella protezione dei soggetti immigrati, ma vuole andare oltre, verso quello che potrebbe essere un cambiamento culturale delle nostre comunità. Oggi noi stiamo portando qui a Calascibetta un modello, diciamo, di integrazione a quelle che sono le diversità presenti nella società, diversità che si vanno a integrare dentro un progetto come quello della Libreria Vivente, che è un modello che noi in provincia di Enna abbiamo
abbiamo portato avanti anche negli anni passati. L'applicazione permetterà alle organizzazioni che si sono caricate di continuare a iscrivere attività e reclutare quindi noi volontari, al tempo stesso ai volontari, diciamo ai cittadini che si sono già iscritti nella piattaforma e a quelli che lo faranno successivamente, di conoscere attività di volontariato, per cui diciamo per noi e per loro il verbo donare dopo quell'amare diventerà il più bello del mondo.